È il primo esempio di sottoscrizione di accordo tra tre soggetti, l'Agenzia del Demanio, Invimit e la Regione Emilia-Romagna, al fine di attivare uno strumento alternativo alla vendita e alla concessione per la valorizzazione di immobili pubblici, attraverso l'attivazione di fondi immobiliari diretti o indiretti, con la possibilità di Invimit di partecipare e quindi attivare, innescare un processo virtuoso che possa attrarre anche investitori privati. Davvero una bella iniziativa che ci consentirà di intervenire anche sugli immobili dei comuni qualora volessero partecipare all'iniziativa. L'Agenzia del Demanio, Invimit, il fatto stesso che sia il primo accordo in Italia tra tre soggetti per la valorizzazione del patrimonio pubblico, io credo sia un fatto rilevante. A noi interessa in primo luogo per tutta la valorizzazione del patrimonio regionale, inteso come regione in quanto tale istituzione, ma anche tutto il tema del patrimonio delle 14 aziende sanitarie della regione. In più, credo che l'opportunità di poter interagire anche a garanzia e attraverso un aiuto ai comuni sia un fatto rilevante e questo potrebbe portare persino all'eventuale apertura di uno sportello presso la regione. Allora, con la firma di questo protocollo, Invimit conferma il contributo nel processo di valorizzazione di immobili appartenenti a enti pubblici in generale. Questo attraverso uno strumento innovativo, quali sono appunto i fondi immobiliari, sia con investimenti diretti, sia con investimenti indiretti, tramite appunto il ruolo di investitore che Invimit svolge per conto del fondo Itrecor, per conto di INAIL, investendo in fondi che vengono gestiti da società terze. Questo chiaramente è un contributo che ha una ricaduta sociale di notevole interesse.